Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video vi voglio parlare del mio paese d'origine, anche se in realtà sono nata a Chieti, però come sapete le mie origini ce le ho altrove. Quindi voglio parlare perché parecchie persone mi dicono sempre: "E ma Torre Bruna dove si trova? E ma stai in Abruzzo? Non stai in Abruzzo? Sta all'estero? Sta sulla Luna, sta su Marte, cioè praticamente nessuno sa dove si trova Torre Bruna." Adesso vi spiego. Allora, Torre Bruna in realtà è un piccolo paesino, molto piccolo, di circa 800 abitanti. Si trova in Abruzzo, in provincia di Chieti, però a 2 ore di distanza rispetto a Chieti. Si trova, diciamo, verso Vasto e confina con il Molise. Confina, ma non fa parte del Molise, perché parecchie persone, soprattutto l'anno scorso, quando sono andata a Torre Bruna, mi hanno scritto dicendo: "Ma tu adesso sei nel Molise?" Ho detto: "No, sono ancora in Abruzzo, perché Torre Bruna sta in Abruzzo." E praticamente allora, Torre Bruna, dal mio punto di vista, è un bel paese, bello sotto ogni aspetto, si mangia bene, c'è l'aria pulita e anche le persone comunque sono brave persone. Torre Bruna è circondata dai boschi, praticamente l'acqua, diciamo così, è molto buona. Quel poco che io so, ragazzi, perché in video come questi ci voleva l'aiuto di mio padre, però mio padre non gli piace apparire né nei video né in televisione, lui proprio non gli piace apparire, quindi quel poco che so ve lo dico. Poi è rinomata praticamente per il tartufo, infatti Torrebruna è ricca di tartufo. Fanno anche una sagra, anzi facevano una sagra prima di questa pandemia, però da quando c'è questa pandemia questa sagra non si fa più. Mi auguro che sia soltanto, diciamo, sospesa, ma che non sia annullata, perché io mi divertivo quando era festa a Torre Bruna, vi dico la verità. Poi il bello che lì, quando ci vado io, che è agosto, prima di questa pandemia parlo, era festa 10 giorni, perché cominciava la sagra del tartufo, che era tipo 5 giorni. Agosto, tipo dall'8 mi sembra fino al 12 agosto, a volte hanno fatto fino al 13. Poi ci stava tipo il 14 agosto che c'era la passeggiata ecologica, che io non ho mai fatto, però era bello comunque per chi magari la faceva. Poi ci stava il 15 che era Ferragosto e anche il 16 che era festa. Poi verso il 17 e il 18 agosto facciamo il Borgo Antico, che praticamente è un qualcosa che per far vedere come si viveva a Torre Bruna una volta, in cui si vedevano tipo i vecchi mestieri, vecchi costumi, praticamente tutto antico. Poi ultimamente, negli ultimi anni, hanno messo un qualcosa chiamato i giochi di una volta, che non c'hanno, diciamo, una data precisa quando li fanno, quando facevano anzi. Era sempre agosto, fatto sta che quei giochi praticamente era lo stesso per vedere appunto quando una volta si usciva, si andava in piazza a giocare, non come adesso che stanno tutti così, tutti col cellulare così. Passa mezz'ora e stanno ancora tutti così, passa un'ora ancora tutti così. No, una volta si viveva molto meglio. Poi Torre Bruna è bello per fare escursioni in montagna, però dovete stare attenti ai cinghiali, perché 2 anni fa io ho fatto escursione in montagna e mi sono trovata praticamente faccia a faccia con dei cinghiali. Però come potete vedere sono ancora viva. Però ho avuto paura.
quindi bisogna stare attenti ai cinghiali, non andare proprio in mezzo ai boschi perché è pericoloso. Ragazzi, questo è quello che io so, diciamo, di Torre Bruna, quel poco che io so, diciamo così. Poi chiaramente un'altra cosa è che la gente non è come, diciamo, la città, cioè la gente è molto amichevole, anche quando vai a comprare il gelato, per intenderci. Non è tipo il classico, ecco a lei il resto, arrivederci, grazie. No, non è così. Ah, ciao, come stai? Chi ti rivede? Per dire, è tutto un altro ambiente rispetto alla città. Ragazzi, per questo video è tutto e ci rivediamo al prossimo video.